Praticamente quello, um, quello che vedete sopra di voi è, è come se una sorta di barriera si stia creando, una barriera magica con tanti forellini. È come se letteralmente sopra di voi eh, state vedendo una, una specie di barriera magica simile a quella che fanno i maghi o simile a quella che potete in, ogni tanto notare attorno alle, agli incantesimi o attorno a, letteralmente agli oggetti magici incantati. Ehm, e mentre si dirada, pian piano, pian piano, mentre si dirada, proprio sopra a quella vi sembra di notare una, una sorta di stanza, simile alla vostra, un po' più elaborata, un po' più precisa, e um, una testolina che vi sta osservando da sopra. Ed è una testa, sembra essere di un giovane Drazoid. Ah. Immaginatevi proprio come se si fosse aperto una specie di grosso blò fatto di barriera magica, tutta bucherellata. Da dove sembra uscire l'aria, in teoria, eh, come se voi aveste letteralmente un, um, un coperchio di vetro magico che vi chiude il, il soffitto. E questa testolina di Drazoid che vi guarda: eh, Maestro? Maestro? Eh. Eh, maestro ce ne sono maestro oh cacchio ragazzi preparatevi non mi piace questa situazione ce ne sono di cose, Cutter ma eh, ce ne sono sono quattro sono entrati quattro ah, sentite dei dei passi abbastanza sfrusciati e mette la testa guardandovi da sopra um, questo elfo con i capelli biondi Particolarmente lunghi, sembra un elfo molto curato. Accanto a sé, adesso che si sporge un po' di più, il piccolo drazoide gli arriverà a dire tanto al busto. Sarà un drazoide più o meno di 10 uh, anni, 12 anni. Agli occhi color viola, un viola acceso. Si vede la pupilla un po' più chiara verso il centro. Uh, allora, alve. Quali sono le vostre intenzioni? Uh, È inutile siamo... aver estratto le armi. Siete in una zona protetta magicamente. Anzi, a breve vi richiederò di lasciarle a terra. Anzi, lasciatele già a terra. È inutile cercare di fare qualsiasi cosa. Ah, sì. Innanzitutto, benvenuti a Tor Loran. Ora, questo passaggio, quest apri porta, eh, questa apri-porta... Questa apri-te-le-porta... Uh, è stata fatta molto molto tempo fa. Il fatto che voi ne possiate utilizzare la, la sua capacità particolare mi sorprende, ma ne ho viste molte. Quindi, per quale motivo avete attraversato questa passaporta? Possiamo chiedere con chi abbiamo il piacere di parlare? No, prima dovrete dirmi i vostri nomi, dovrei assicurarmi che non siete una minaccia. Non fate le Ragazzi... conseguenze e non utilizzate magie. Ragazzi, fate eh... parlare a me. Salve, sono Shordank. Io e i miei amici siamo arrivati qui tramite, diciamo, una serie di sfortunati eventi. Mm, io mi chiamo Shordank, come ho detto. Kuton, Qua controllami sullo specchio magico il nome Shordank. Chi devo sono... chiamare, maestro? Chiamo qualcuno, controlla. Certo, maestro. Vedete questo piccolo Drazoid che non, non si vede più? Sì, procedi. Qui ci sono a partire dal più alto: Irigurug, eh, Thorgrim e In. Piacere. C'è un mago tra di voi? Mm, abbiamo un oh. chiaro. Immagino non ci fosse un mago, altrimenti saprebbe quando vi ho dato il benvenuto a Torloran saprebbe benissimo. Di cosa sto parlando? Eh, nessuno di voi a quanto pare è un mago, quindi dovrete stare nella stanza di intermezzo per un po' di tempo fino a che io non mi accerterò che non siete una minaccia. Um. Forse non conoscete Thor Loran, ma Thor Loran è la torre dei maghi. I maghi più potenti di tutto il Dutemtor si ritrovano a Thor Loran. Ho il potere all'interno di quella stanza sia di farvi eh, vaporizzare che di farvi scordare i vostri ricordi. Siete sostanzialmente all'interno di una stanza così antica che nemmeno i ricordi dei ricordi possono ricordare. E come diceva mio padre il haen ne sedo. Eccolon. Quindi, non voglio minacciarvi e non siete in pericolo se voi vi comportate bene. Ora, Continua la tua, tua spiegazione. Sì, sì. Lo vedete che me. è molto composto, è molto posato, è molto nobiliare, tipico elfo, diciamo. Um, eh, Shordank, eh, dicevi, eh, quindi voi quattro per quale motivo siete qui, signor Shordank? Um, eh, com'è il nome della tua famiglia, Shordank? Tomeras. Tomeras. Mm. E siamo arrivati qui perché abbiamo appena attraversato un, un portale che dava su un Mestrom. Abbiamo appena sconfitto un... Una passaporta sì. La maggior parte di passaporti sono collegate a eh, grossi eventi eh, naturomagici. Noi li consideriamo eh, benedizioni di Ecron stesso. Anzi, ti dirò la verità ma non in questa occasione prima mi piacerebbe capire chi siete e perché siete qui penso di parlare a nome di tutti quando dico che ci dispiace disturbare la, la sua quiete ma nessun disturbo sfortuna, sfortuna voleva che un drago passava di qui e quindi abbiamo dovuto conoscete il nome del passare? drago? Eh, picco con... da picco da, da marcia. onda marcia sì, sì. è un drago blu perfido si aggira nelle acque Lontano, chilometri e chilometri da dove siamo noi, ma ho un caro amico che forse al, al piano 112 potrebbe dare un'occhiata in quelle zone. Forse voi non lo sapete, ma Thor Loran è la torre più alta esistente. Sorretta dalla stessa magia, Thor Loran è l'impronta della magia. Ovviamente eh, la città dove ospitiamo la maggior parte dei maghi che vengono qui in pellegrinaggio o a studiare, cosa che voi non siete. Sorge tutto intorno alla torre. Quindi eh, per vostra sfortuna, il vostro gruppo non ha con sé un mago. Quindi ripeto, non posso ospitarvi attualmente nella stanza degli ospiti. Ma per ora potete stare lì al sicuro. Eh, Effettivamente, eh. Eh. le, le porte di pietra con... non si apriranno fino ad un comando preciso che voi non conoscete. Ragazzi, Parremmo... se, se non sbaglio, Vitibel ci aveva parlato di questo torre. Ah, no. Vitibel? <ride> Sono un po' di anni che non vedo quel koat più furbo di un altro, e che la discussione della tecnologia contro la magia sia ancora accesa contro di lui. Poco importa. Non è un mago, e quindi qui non aveva accesso. Ma qualcuno gli ha dato l'accesso perché lui ha imparato le prime leggi della magia. La conoscenza è tutto. La magia è sacrificio e conoscenza. Quindi conosce Vitibel. Chi non conosce Vitibel? Questa è la vera domanda, ragazzi. Allora. Eh, comunque in ogni caso vorremmo eh, farle capire che non siamo una minaccia vorremmo eh, fare il più fretta possibile diciamo perché appunto venendo sì, da, sì. dal calmo ci penso io il portale si chiude short. Eh, beh siamo il portale siamo non qui, si abbiamo... il portale ha una funzione magica di entrata ed uscita il portale è una rotazione continua ci sono diversi portali che portano in diversi posti voi siete sfortunatamente o fortunatamente capitati a Tor Loran. Molti portali è una fatica enorme controllarli, quindi non sono di certo io ad avventurarmi a Irimaye o ad Aras o a Nuova che ne nemmeno a Nostarin non ne ho voglia di rischiare di ritrovarmi nell'occhio di un ciclone e nemmeno nelle gallerie infinite. Quindi la mia domanda è da dove siete venuti di questi posti che ho nominato poc'anzi? Um, eh... Siamo arrivati appunto da Erimaie. Eh Che colore era la teleporta di Erimaie? Rossa, signor. Continua, continua. Siete proprio nati a Erimaie? Venite da Erimaie? Eravamo ah, di passaggio, signore. Diciamo che abbiamo avuto un percorso un po' tribolato. Mi piacciono le avventure. Quando ero ancora giovane, prima di compiere i mille anni, eh, amavo girare per le terre e vedere i cambiamenti che immancabilmente la natura ci porta. Quindi, che colore era, ha detto la porta di Rimaille? Rossa. Bene. E quindi voi, venite da Rimaille, come va? Cosa succede alla locanda dal gufo? Oh, non, forse solo le due parole. Cercano ancora di convincere la gente a diventare eh, con il pelo dritto? Beh, direi ah. proprio di sì. Mm, diciamo che o, o diventi pelo dritto o diventi una bistecca. Ma non necessariamente. <ride> Sicuramente loro forzano un po' la mano. Ma bisogna utilizzare la leva giusta per convincerli. Il vostro viaggio inizia dai rimaie quindi per quale motivo? Eh, no, il rimaglio è stata una tappa del nostro viaggio. Ah. Dovremmo arrivare a Daras. Esatto. Rit ritornare a Daras. Immagino che voi non sappiate quale teleporta potrebbe destinarvi a Daras. Sì, lo sappiamo, il fatto che noi ci troviamo qua dentro è, è, è solo dovuto a Picodar, noi non dovevamo entrare qui, lo dovevamo. Ah. Aspettavamo la nostra porta. Ma... Esatto. Poi è arrivato il drago e dovevamo scappare? Uh, C'è un, un rifugio. Può essere eh. considerato tale. Uh, essendo io il custode di questa teleporta, non è una grande e particolare notizia vedere voi qui. Considerate che quasi due settimane fa un gruppo di garlock per l'ennesima volta ha cercato di penetrare. La, la, la Tor Loran in modo ovviamente ignobilmente ladresco, oserei dire. Mi chiedo la, scusa se si... la interrompo, ma si... non no, no, vorrei no, no, no. che ci mettesse a fianco a queste due figure. Noi lavoriamo per Scini capo tutta. <ride> Il celeberrimo giovane promettente, Scili de Asci Peccato lui. peccato per le scelte che ha dovuto prendere, mi dispiace, certo? mi dispiace per lui, eh, che tipo di scelta. Quando lo incontrerete, se mai lo incontrerete, potrete sempre chiedere il perché. Quindi, che cosa stavi dicendo? Uh, il tuo nome, è, ricordamelo, Stin, giusto? Stin Kell, sì, famiglia Kell: C sì. H E L? Corretto allora famiglia... conosce con mio parente? Sì, decisamente. I Kell sono una famiglia interessante. Forse tu non lo sai, ma fino a 205 anni fa, 206 per la precisione, eravate i Che. Sì, la L è stata aggiunta da quello che potremmo considerare tuo nonno. Simpatica persona. Lo conoscevai? Io... Come si chiamava? Io non conosco... Oderit Kell. Molto simpatico. Può essere il tuo nonno o il nonno della maggior parte dei Kell di adesso. In effetti siete molti, troppi per contarvi gnomi. Diciamo che questo, questo gnomo è nato come Oderit Kell ed è morto come Oderit Kell. Ah... Sempre se uno del suo calibro può morire. <ride> Noi maghi oh. è difficile che moriamo con facilità. Siamo eh, potenti combattenti e probabilmente eh, conosciamo gli incantesimi più forti del conosciuto. Questo è quanto. Odriot oh, Kell. Oh. Sì, dovrebbe essere un, un tuo nonno o qualcosa del genere. Penso possa essere mh, il padre di mio padre. Oh. Per quanto ne so io. Io tendenzialmente conosco i nomi dei maghi, è uno dei, dei miei compiti. Quindi. E io quindi vengo diciamo da una comunque... città di maghi. Diciamo, mm. la maggior parte di loro sono maghi. Qual è il nome della città da dove provieni? Tauridium. Nel nuovo continente del Burental. Esatto. La città delle Torri Naniche. Ho, conosciuto, ho parlato più che conosciuto con alcuni maghi proprio di Tauridium. Eh, ma il potere e la quantità di energie che possiamo utilizzare per comunicare con la distanza sono enormi, e quindi. è sempre bene tenersi delle energie per sé. Detto Justo. questo, da dove parte quindi la vostra avventura? Eh, maestro! Eh, io, Posso. Solo un attimo, procedete. Eh, eh, è lunga la storia. Forse Molto. è meglio che risponda al suo, al suo collega. La pazienza è la virtù di un mago forte. E chiamare collega un giovane adepto di circa dieci anni mi sembra un po' esagerato, ma se la cava bene. Di, di pure quale magia conosci. Eh, sì, io conosco il Dardo Incantato. Sì, e io conosco. Non lo so. <ride> esatto, il non lo so è molto saggio da parte tua, non ancora. Se un giorno riuscirei a sopravvivere a, a tutti questi insegnamenti, potrei diventare un mago. Questa offerta è aperta a tutti e vi guarda sotto. Ah, hanno cercato di inculcarmi la magia, ma... Io sono devoto alla mia grande Elea. Mm. Ah. No. Mm. Meglio il martello. Cioè, non crede yeah. nelle divinità, signor Elfo? Le divinità sono parte della magia. Il Coron ci ha dato il potere di usare questa magia. E quindi non solo ci credo. Sì, Mi ha fatto una faccia come per dire... Eh, so. Ogni volta i, le persone scelgono delle vie differenti dal vero potere e quindi me ne dispiaccio. Detto ciò, continuate pure. Mm. Da dove parte la vostra avventura? Sono molto curioso. Maestro, se posso... No, non ancora. La pazienza, Guterre. La pazienza. Sì, maestro. Ah, Dall'Accademia di Rosferin, ovviamente. Direi che di tutti da lì è da lì allora, che vengono ehm. i migliori maghi attualmente esistenti nel Dutemtor Io non vengo dalle Accademie, eh? Immaginavo è detto vero, di provenire da me. Tauridium. Sì. Studiato. studiato, mi sono allenato parecchio in una. una scuola per guerrieri, se così si può dire. In realtà. Ci addestravamo e basta col mio maestro. Eh, lui sì che era forte, lui era un guerriero come si deve, mica come gli altri. Bene, bene, sì, sì. Guerrieri, um, eh. la mia domanda è un po' più particolare: come può un nano proveniente da un differente continente essere qui o lì con voi? Avete eh, affrontato diciamo... qualche teletrasporto o qualche salto dimensionale? Eh, sì, sì, presumo di sì. In pratica... Prima o so, dopo la fusione delle, delle dimensioni? Prima, prima. Ah, bene, il fatto che voi ne abbiate memoria mi descrive che non siete stati totalmente alterati. Le menti deboli accettano semplicemente quello che viene a loro servito. Quelli un po' più resistenti sanno ricordare, ma non del tutto. Maestro, e... se posso... Prego, Kutar, con chi hai parlato? Ho parlato con Maestro Idis, di Spingerdell, e ha confermato l'esistenza di un giovane che viene considerato un po' la speranza della sua famiglia e anche la speranza dell'economia della città. Interessante. E quindi? Sì! Eh, maestro Vidis ha parlato di eh, eh, Shordan Tomeras. Ha un anello particolare. È magico. Bene. Ringrazio Vidis da parte mia. Appena dice Vidis: eh, Shordan, che ti viene in mente il mago della torre di Spingerdell. È un mezzelfo. Eh, probabilmente ha intorno ai cento anni. Non è molto vecchio all'apparenza, però si vede che è sudeta. Anzi, eh, ti viene proprio in mente il, il nome Vidis Magran. Voi conoscete Vidis? I maghi più furbi devono saper conoscersi con quelli che risiedono a Torloran. Questa torre ci dà un potere che pochi altri possono dare. Ma in che continente ci troviamo? Siamo al centro delle pianure di Valor, dove si dice che nei giorni dove l'alba accarezza le pianure, mandrie intere di raikorn corrono puntando le loro, ra le loro lame proprio verso il sole, scomparendo dalla magia di quel momento. Bellissimi, solo una volta li ho visti. Eh sì, questi regali sono stati fatti dagli dèi. Ok, eh... comunque scusi se ritorno con un discorso. Ma quindi il portale non si chiude? Perché il portale non si chiude fino a che non ci ritornate? Ah, il passaggio okay. è come una chiave magica, è molto semplice. Ah, okay. Ora, eh, Kutar, probabilmente non riuscirai a rintracciarlo, ma ti chiedo la gentilezza di rintracciare il celeberrimo degli Yashi, ma eh, maestro! Eh, voi sapete, io non posso. Ti do l'autorizzazione <ride> e grazie, maestro, e se ne va con una specie di specchietto in mano che da sotto non vedevate, però adesso l'avete notato, è una dimensione di questo genere, sembra il retro di uno, di uno specchio. Mm -hmm. Quindi, la vostra avventura parte da un misto tra uh, Taueridium e Nosferin. Interessante. E anche Spinger, a quanto pare. Corretto. Ma Spingerdell è molto vicina. A Nosferin. Quanti saranno? Due giorni, tre giorni di cammino al massimo. Ovviamente, dipendentemente da quanto sia la resistenza di colui che cammina. Ma andate avanti. Mi piace è un po' che non sento. Parole in comune dette da qualcuno che non è un Garlock che si arrabatta la possibilità di, di ottenere oggetti magici. In <ride> Helleroth, Garlock, betere la scena assurda. Eh. E diciamo che eh, io sono. ho fatto un bel viaggio da Tauridium. Eh. Siamo Entrati anche in una. Forse lei, che è esperto di magia, potrebbe sapere di più di una strana caverna o grotta al di sotto di una, una grande statua della Shunari. Sì, eravamo vicino ad Aras, una okay. grotta con del, degli spazi. Da strani. dove siete arrivati da quella grotta? La porta della passaporta, siete arrivati da lì? Uh, diciamo che c'era una porta viola. Mi pare corretto. La porta della grotta infinita. Spesso ci rinchiudiamo persone che devono rimanere lì per anni. E di solito mandiamo o vengono letteralmente messi all'interno del maelstorm, esseri che devono andare a punire. C'è anche chi si infiltra. Non ho di certo io il controllo, il potere della Yukuroga va oltre. Eh, abbiamo conosciuto pensiero. lì dentro Vitibel. Ah, certo, immaginavo. Vitibel si nasconde dove può. Speriamo abbia raggiunto il suo vero obiettivo. Ai, ribaie. probabile! Eh, forse. Ma... Bene. Mm. Quindi. Eh. Abbiamo trovato pure Tasokin, Tasokin eh. Essere dannato. Eh. Sapete. Quella perfidia, quella, quella. quella. quella cattiveria, trasformano corpo e mente. Lui e suo fratello hanno scelto, hanno scelto di diventare ciò che sono veramente, malvagità pura. Suo fratello? Ha un fratello? Uno dei più pericolosi esseri in tutto il mondo. Anzi, direi. Nel Rakhondar se ancora si nasconde. Ovviamente non attaccherà Toweridium, abbiamo troppo potere difensivo e anche offensivo chiaramente. <ride> Attaccare la città dei maghi per eccellenza è un po' una follia, soprattutto se deve essere un orco-mangiatore. Orco-mangiatore. Ma si riferisce a Firaifor? No? No, quello è un troll, piccolo ignomo. Ah, sono scusi. molto differenti tra di loro. Ah, Seppur gli un orchi fuso. sono letteralmente grossi ed enormi, non come i mezz'orchi, che sono un pochino più delicati, anche se non tutti, probabilmente lo sono così tanto delicati. <ride> e ti sta guardando in quel momento. Iri Curg. Eh, devo dire che sono molto differenti tra di loro. Molto sì, no, sì, scusi, sono. è un po' l'attenzione del, del piccolo. Eh. Sto parlando di se vogliamo dire una delle carte create da quel giovane genio della magia. Quali delle tante centinaia di carte? Uknar Ikubs, il mangiatore oh, lì, tappico. Sono fratelli, lui e il Tazokin. Eh sì, da piccoli desideravano il dominio, uno di loro desiderava comandare sulle menti e l'altro desiderava avere il potere tutto per sé. Solo che piegarsi a, ai necromanti e piegarsi agli artefatti oscuri è stata un po' una follia da parte loro. Devo dire che accettare i regali di Crutan non è mai così saggio. Non saprei se ne dovessi incontrare qualcuno se lo accetterei, non credo. Torgrim conosce Ugnar? Cioè come diciamo, no, leggendo, non hai mai, mai sentito no. parlare. Ma se non sbaglio, ne aveva parlato. Viti, il hai, visto, forse, hai visto forse una carta di quel gioco che chiamavano Temperia quel gioco di carte magiche che sì. quando due si trovavano appariva quella specie di, di tavolo magico dove, dove si giocava. Però tu non ti sei interessato e poi costava troppo. Ah, sì, eh. e cioè abbiamo ancora il bau, il, lo scrigno sì. davanti. Sì. E questo, questo cosa sarebbe? Ah, giusto, avete sete o avete fame? Quello è un teletrasporto molto, molto antico, un comodo teletrasporto per oggetti. Non funziona con gli esseri che posseggono un'essenza, una pura ah. essenza si intende. Ah, eh, se, se diciamo qualcosa da bere o da mangiare, di sicuro non dico eh, di no. 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 Eh, non diciamo di no aspettate, eh, non andatevene no? che si gira e se ne va eh, ragazzi, siamo in una situazione che attenti, eh i no? maghi non mi piacciono sanno fare di tutto eh, potrebbe Vabbè. portarci cose strane Beh, però ragazzi a, a, se, mi sembra appurato che non, non sembra che ci voglia uccidere o niente sembra anzi che... abbastanza influente eh. Eh, ha mandato voluto... dei messaggeri comunque okay, sembra abbastanza influente ha mandato dei messaggeri qua e là e non, non mi sembra diciamo una persona cattiva sì presuntuosa, ma è... gli Elfi sono un po' così eh, eh, mm. credo che parlando signori dei asci tranquillizzerà in qualche modo riguardo la, dire, la nostra presenza. Eh, sì, assolutamente. Ad ogni modo, eh, se volete io... io dovrei avere qualcosa da mangiare nella mia... Qui. Aspetta, magari ci offre qualcosa il, il signor Elfo. Non mi piace dover qualcosa. Io penso che non il... ne ho bisogno. Il nostro problema principale non sia tanto il cibo, ma capire cosa fare dopo. Beh, eh, dovremmo chiedere. A meno che se... non spunta a caso un mago qui, non penso che potremmo passare oltre. Eh, Quindi, se... qual è la nostra idea? Secondo me, se lui vede che non siamo una minaccia, semplicemente gli chiediamo di liberarci, perché dovrebbe tenerci qua prigionieri. Magari può anche dirci come fare per far apparire il portale verde o quanto andiamo a aspettare. Non so, mi sembra un tipo informato su queste cose. Eh, dobbiamo collaborare, ragazzi. Allora, io no, non, non credo sia il caso di mostrarci il suo stile. Cioè. Io ho guardato qualche attimo, eh, vedete che sta camminando attorno alla quella specie di, di cupola magica protettiva. Osservo, vedete che ha una, una specie di, di, di otre d'acqua e dei pacchettini in mano con delle foglie. Eh, queste foglie chiudono questi pacchettini. Eh, si avvicina in un punto dove non vedete. Uh, allora, innanzitutto potete pure chiamarmi Vadilet, piacere, sono Vadilet della rugiada. Ora eh, vi darò un po' d'acqua e un po' di pane elfico, vi sazierà per un po'. Voi lo sentite ma non lo vedete. Il vostro eh, maestro o il vostro mandante eh, celeberrimo Shin, Shin Dei Ashi, non ha potuto attualmente rispondere. La porta di pietra che avete dietro di voi è praticamente infrangibile, date le nostre difese di Thor Loran. E detto tra me e voi, non porto fiducia a nessuno da... Qualche centinaio di anni. Rimarrete sotto la mia osservazione e anche la mia protezione per eh, alcune ore. Quindi riposate pure per ora. Devo, devo pensare sul da farsi il hat e se nera. era Vedete che il, il, il forziere di pietra si illumina di azzurro per un attimo. Un tiro su. Ora mettete la vostra mano, eh, tiro su. Sapienza magica? Vai. Per vedere se ho mai visto, magari anche a Toweridium o una cosa del genere. Beh, esistono eh, forzieri collegati al terreno fatti di pietra, e eh, ci sono a Toweridium che trasferivano okay. cose anche tra le torri, come una specie di, di ascensore. Tu l'hai okay. visto usare eh, da, tuo, da tuo padre, lui a, costruiva anche delle bacchette e le vendeva così, ma questo quando eri piccolo. Okay. Quindi appoggiate la vostra mano e donate qualche energia magica al, al forziere per far sì che si apra la pietra e troverete all'interno un'otre che penso, spero, basti per tutti, e uh, del panelfico. Ovviamente a chi vi serve di voi l'otre ve lo regalo. Ah, posso fare un crack su per, eh, ehm, percepire intenzioni quando ha detto appoggiare la mano sullo scrigno per capire se sembrava sincero sì. con le parole oppure no? Sì, 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 Sì da lui? Ma. neanche che no, vai da lui. Venti. Sincero, sicuro di sé, s'accente. È un po'. È come se vi stessi un pochino sottovalutando, per lui sì. sembra essere forse una cosa leggera, non c'è molto, nel senso è molto superficiale. Uh, percepisci proprio una, una sicurezza totale, non ha mentito su nessuna cosa, secondo Ti avvicino io a Master e poggio io la mano. Hai una piccola richiesta di energie magiche, se uh -huh. la accetti, sono all'incirca 5 fede o 5 MP o 5 stamina. O... Io le, do, io le do o punti furi, o 5 scienze naturali. Perfetto. Appena riversi la magia, vedi che la parte sopra scompare come se la pietra si degradasse. All'interno vedi questo otre abbastanza grande e ehm, questi quattro uh, pacchettini chiusi da delle foglie. Raccolgo un po' se riesco a prendere tutto insieme. Prego, so. prego. Fate pure adesso. Io dovrò lasciare qui il mio assistente. Andrò ad informarvi sulla vostra situazione, sulla vostra storia e eh, sul fatto del motivo per il quale il Tasokin riesce a attraversare le passaporte. Che forse è una delle cose che mi preoccupa di più. Ma qui potete stare al sicuro: Tor Loran ha delle difese che nemmeno il Malzarok in persona può passare. E vedete che, notate che si guarda in giro rapidamente. Bene. Uh, Kutar? Kutar? Eh, maestro? Sì, io stavo... Stai qui con loro, esaudisci le loro richieste nel possibile, chiaramente. Io devo andare a leggere. Bravo, Kutar. Leggere la conoscenza prima di tutto. Signori, buon riposo se vi serve e se non vi serve mi dispiace. Non vi considero prigionieri, oh, mi considero uh, di passaggio. Ma ringrazio Sir Rolvadilet, davvero? Eh, benvenuti a Torloran e se ne va. E vedete ah. la testolina del drazoil che vi guarda <ride> e poi vi, vi osserva e poi si nasconde. Vi osserva ancora e si nasconde. Ah. Tranquillo. Cutar, tra... come non fai niente. a sapere il mio nome? Ah, ah, L'ha detto lui, mm. Mm. vedete che si ritira indietro, mm. beh, ragazzi. Non so voi, ma io uh, sono stanchissimo. Stanotte uh. non ho dormito niente. Direi di riposare oh un beh. po' e mangiare. E e prima di internati con gli quanti... Non abbiamo dormito molto. Oh, non faccio una dormita seria da prima di Aras. Passo i pezzi di pane, Master, non so quanti erano... Erano quattro pezzi di, di, di pane. Quello che stai vedendo potrebbe essere effettivamente del pane elfico. Mm. Un pane che sembra, tra virgolette, riempirti come se fosse un pasto molto abbondante. E l'otre d'acqua, vedi che è un'otre e poi ci potrebbero stare all'incirca una decina di bevute da quello che vedi. Chi di voi se lo tiene, barra se lo mette nel, nello zaino deve mettere su, cioè, 10 su 10. Poi, vabbè, prima di tutto, vide, vedete chi deve bere, eccetera, eccetera. Siete lì. Eh, ehm, boh, ma, mi sento affamato. Ehm, vedendo il panelfico, un po' di colina, un po', <ride> esatto, un po di, di fame vi viene, però è la stanchezza che adesso ci fa sentire di più. Il fatto che avete dormito poco, il fatto che siete stati bruscamente svegliati. Eh, tutta l'adrenalina del, del combattimento e della vittoria non vi ha fatto pensare al fatto che siete stanchi. All allora, io ho distribuito. Ah, una, una domanda: questo sì. panefico è un qualcosa di? come dire, tra virgolette pregiato tanto che preferisco mangiarmi la carne essiccata che c'è in tasca e conservarmi il pane o è una cosa, vabbè pane me lo mangio, non fa niente no, il pane elfico è, una, è un pane praticamente magico, incantato no. o creato da chierici elfi, inventato proprio da chierici elfi è un pane che potrebbe resistere a viaggi molto molto lunghi se vuoi puoi metterti via sfama soltanto, non di seta sfama, non di seta, corretto Devo, distribuisco un po' i pezzetti Poi faccio un goccio dall'oltre Faccio una bevuta e... Passa, passa, Austin. Oh, no, no, Prego um, Per caso, idealmente Assomiglia a quello del Signore degli Anelli È identico ah, E lo prendo <ride> Lo annuso I, Io avevo quella figura in testa Poi sì. dell'acqua, Iri Immaginate lo grosso Così, bello largo. Ah, ok, mm. eh, Siamo sicuri? Provo? Prova io, penso se lo mangerò domani perché prima voglio dormire. Sono stanco. Io l'ho mai mangiato prima? Torino non ti è mai, mai. capitato, no? Torque no. Mentre Steen ehm, e Steen e Shorty si sì, l'hanno già mangiato. Irikurug. No, non l'hai mai provato. Il Panerfi. L'avete mai mangiato voi? Uh, in realtà, no, mm. Ci sono molti sì, Per, per eh, quanto buono. riguarda il stile Shordank eh, è abbastanza buono, ma niente di speciale. Effettivamente, mordendo quando ingoi, percepisci di buttare giù un qualcosa di molto più grande o comunque più sostanzioso di un pezzettino di pane. Lo si sente proprio. Oh. Io prendo buono, la, buono. la mia pagnottina ah. e me la devoro tutta, da ah. buono, l'animalone affamato. attento, ah. Ah, bene, oh, e... è buono l'ho ah, detto. Ah, Le... ah, sembra leggero, ma mm. Ah ci picchiamo. comunque, dormiamo Menomale tutti insieme? Si... Eh? Dormiamo, non che Nessuno è male. dire di riposare. Riposare unico. Ah. io farò da guardia, ma, guardia ma da guardia chi mi sembra un posto, sì, a ah, più di Basta okay. che non mangi tutto il pane. Allora, ehm... Questo non te lo posso assicurare. Eh, piccolo Kutar Kutar. Sì, eh, Adesso ci mettiamo a riposare. Se possibile, eh, lo svegliarci. <ride> o non uccideteci. <ride> eh, possibilmente, soprattutto quello. <ride> eh, eh, non non mai Ok. Grazie. Eh. Va, va bene ok Ok, eh, quindi non ho capito Thorgin tu cosa fai rimani io? Eh, quanto volete dormire Oh, io sono e veramente il più possibile sono stanco come, oh. come mai non dormo bene da non so quante notti Thorgin non sono io se non dormo le mie otto ore non so se riuscirete a dormire però otto ore state attenti sapete com'è diciamo la concentrazione per addormentarsi se... Perdete, diciamo, quella... quel modo di dormire molto ferrato, potreste, diciamo, bruciare il vostro recupero, eh, lo so, lo so, però uno io va bene. Io, voglio provare a dormire. Il più possibile. Sono, sono tantissimo anche io. Va bene, allora va e Comunque, vabbè. mi metto lì in un angoletto subito dopo le scale. Dove comunque vedo che c'è un posto, Beh. le scale non penso... le vediamo più, ah, è bene, sono nella più. stanza, bene, bene. penso che riposerò anch'io. Aspettate, aspettate un secondo. Eh, ragazzo, come com si chiama Stin? Kutar, il... Kutar. scusami. Eh sì? Vedi che rimette la testa lì fuori. Eh, tu per caso, eh, visto, visto che sei, diciamo, il suo allievo, sai sì. come... Sei qualche consiglio per utilizzare questo? E alzo il polso e gli faccio vedere il braccialetto, lo Beiron. Eh, eh, che, che cos'è? Perchè? Mi potevi chiederlo dopo? Eh Sì, fa niente. Ok, ma vuoi, vuoi scambiarlo? Vuoi dire il mm. Per um. ora vogliamo dormire, Kutar. Eh. Sì, infatti, anche perché non so neanche cos'è, lo scambiare? Non lo so, se me l'hai chiesto ci sarà un motivo. Ne eh, parleremo più tardi, gutter, sono no, non sono uno stupido. non sono detto che sei stupido. Un ragazzo sei io. Grazie. Eh, per essere un maghetto, sicuramente sarai intelligente. Sì, come dice eh, sempre il maestro, i maghi possono imparare la magia dai 15 eh, anni eh. in su e se inizi a impararla a 10 anni vuol dire che sei speciale, quindi in teoria io sono speciale, però non lo so, potrei anche non esserlo. Beh, sì, buono. Tu metticela, tutta, cottero, non ti preoccupare. Sì. Io credo in te, ragazzo. Sì, sì. Oh, no, io credo invece che devo dormire. Buona, buon riposo. Grazie, Grazie. In un ogni, ogni tanto vedete che vi parla, mette la testa e la toglie, tipo come se vi stesse guardando. Poi la ritoglie appena vede che qualcuno alza lo sguardo. A te, in un lo faccio... Io sto lì così mi posso da 8 ore a guardare tutte le volte lì, guarda te, fa eh? io anche io mi sdraio Metto il cuscino, cioè lo, lo zana a cuscino. ah che vuoi come muove le piedi? Me li fanno tantissimo. Quando si sta per addormentare Steam Bado, a lui gli mette un dito nel naso. Senti un dito che ti si... Un grosso dito ti si insidi nel naso, Steam. Ah, ma... <coughs> ah, ah, che... ah, 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 fallo ah, con l'altro. Quale, quale, quale? Quell quello grosso, quello verde, il bel zorco. Ma che cosa fai? Torchio dai, fammi dormire che sono stanco Devo riposare, ma cosa fai? Giochi come Ah, uh. eh, ragione, ragione, scusa Ogni tanto, sai Mi, mi manca, mi manca mio, cu... mio cugino No, non fare così Vieni qua, li do <ride> Mi alzo li do un abbraccio A me manca la mia mamma ah. non eh, so... Come si chiamava tua mamma. Non lo so, non so chi sia Mai conosciuta, ma se lì ancora non mi ero addormentato, ero in una fase di sì, 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 mi sento mi senti tranquillamente. Anche tu, Short, anche sei lì <ride> in attesa che stiano zitti per <ride> iniziare. Effettivamente, quello che è. sento ancora delle voci, ragazzi. Oh, vorrei non sentirle eh, eh, come abbiamo... detto tu, esatto. Dobbiamo cercare di concentrarci perché eh, è crollo. Nel, nello zaino, io mi siedo. E lo guardo quando esce fuori. E indico il, il baule. Vedi che si sposta da lì. Poco dopo lo vedi sgambettare con una pergamena in mano. Va dall'altra parte, lo perdi di vista e il, um, il cassone di pietra magico si illumina di azzurro um, vedi che lui appare mh. e fa così riappare da, da sopra dove c'è il cassone di pietra magica e fa così. Ma prima ho sentito che faceva qualche rumore un po' diciamo fastidioso. Silenziamo, prima avevo pensato allora... praticamente come se non ci fosse. Mi avvicino senza, diciamo, cercare di colpire nessuno, mm -hmm. mi metto la mano sopra Presepisce e subisce la richiesta di energie magiche. Senti che non è abbastanza anche. Master, mi sento di dover eh. fare una parentesi. Ovviamente, io ero concentrato per fare il riposo da otto ore, non sono crollato. <ride> no, mi sono concentrato a farlo. <ride> dico, non so. Ah, sì, 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 sì. Hai detto però: vuoi fare il riposo, il riposo magico da otto ore? Eh, io lo guardo e gli dico. Faccio... Allora mi metto lì e faccio un riposo da un'azione. Perfetto. Passano quei 5 secondi e si ricarica completamente la tua stamina. È proprio una cosa così. 2, 3, 4, 5. E... Senti le tue energie magiche che ti si avviluppano sui muscoli, sui nervi e nella tua testa. Tutto viene... Senti proprio come come una specie di fiume di energia che investe le tue interiore è okay. una sensazione che hai provato spesso quando riposi allora il faccio il D4 è vedi che lui ti sta osservando Lo faccio prima il D4 colore aziale era pulito giusto? Oh. o no, sempre il D4... eh... è un D4 pulito sì, D4 pulito ok 4 più bonus vigore su HP Ah, ok quindi 10 ok mi avvicino al baule metto la mano percepisci le richieste di energie magiche abbastanza consistenti sono 5 accetto e la, praticamente il coperchio del forziere si eh, diciamo si va via scompare magicamente uff. Come se si stesse degradando, e dentro vedi una, una pergamena rotolata e una sorta di, di pennino. Sembra la punta del pennino. È tutta sporca di inchiostro, okay. eh, prendo il tutto. Apro la pergamena. C'è scritto, ciao. <ride> ok, tutto ciao, um, ok. Allora metto lì per terra e okay. scrivo mi scriveresti come si dice amico e come si pronuncia nella tua lingua tra parentesi draconico punto di domanda Okay. E lo metto dentro il baule con la penna. Tra l'altro, il primo non avete notato quando avete ripreso le cose. Dopo qualche secondo si è richiuso. Okay. Eh, appena rimetti dentro le cose, dopo qualche secondo si richiude. Si illumina leggermente. E tu vedi che lui, da tu guardi sopra e vedi che c'è lui lì così che ti sta guardando. Eh, si sta un po' grattando, e vedi che si illumina. Ti indica se stesso. Tu lo vedi piccolino, e ha le zampe da Drazoid. Uh, va dietro e vedi che pian piano la luce si spegne. A un certo punto lo vedi riapparire con in mano la pergamena. Stava per partire, però si è ricordato. Beh, non è. Vedi che si mette lì e sta scrivendo qualcosa. Lo dopo secco. qualche secondo di, di scrittura noti che ehm, ti fa il segno così, indicando l, il baule. Dopo qualche attimo, il baule si, si illumina. Eh, mi avvicino, metto la mano, percepisci una richiesta di energie magiche. Eh, accetto, <coughs> eh, per, vedi che ti aspira 5 energie magiche. Sì. In, in un attimo la, la parte sopra il coperchio si degrada ancora e trovi, eh, una, mh, trovi ancora la pergamena con un pennino. Sotto quello che hai scritto tu c'è scritto: ehm, Sì, non so come, ma il drazoid o il draconico lo conosco di natura. Sono nato che già sapevo capire il draconico. Forse per il mio padre drago. Doveva essere un drago nero. Perché dell'ombra, nero viola dell'ombra? Perché i miei occhi sono color viola, così almeno mi ha detto Vadilet. Punto, 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 e due occhietti e un sorriso sotto di quello. Amico si dice Rumetak nel in Draconico e come si dice in Nanico? Punto di domanda. Allora, metto lì, metto diciamo a terra e scrivo um, almeno conosci tuo padre o forse no puntini puntini comunque amico in nanico si dice freened freened Torgrim pensa con la mia con voce, voce in realtà. <ride> <ride> <Si> pensa con... <ride> con la mia voce. Perché... <ride> no, so pensa... in... ecco. eh. ok. Metti la pergamena dentro, metto la pergamena, metto la penna. Ok, appena la metti, dopo qualche secondo il coperchio si rigenera, si ricrea, appare la luce azzurra e dopo pochi attimi vedi Qtar il, 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 il che scompare alla tua vista da sopra, che sarà circa 3 metri e mezzo, 4, neanche tantissimo, però è lì sopra. E scompare la tua vista e si spegne la luce, ricompare e apre la pergamena. Vedi che lì appoggiato si mette proprio appoggiandosi sulla barriera magica e scrive qualcosa. Dopo pochi attimi, eh, rigira la pergamena, infila il pennino, ti fa segno e lo mette. Nella, lo mette nel eh, ti sembra di andare, cioè, scompare la tua vista. Dica okay. Mutad. una domanda all'Otre, siccome alla fine l'ho notata io la nota a me. Che, che peso ha con 7 decimi di acqua uh, 07? Fai ogni 10 uno 0,1 dopo pochi attimi il, um, il baule di pietra che ti ritrovi lì attaccato sotto quel simbolo circolare con tutta la magia dorata che, che, che ti ritrovi si, si illumina di luce azzurra. Okay, il, vado, il, metti metto. la mano, percepisci ancora richiesta di, di energia identica a prima, e sì, accetto. Il coperchio si degrada lentamente e lì eh, trovi ancora la pergamena con dentro la pennina. Aprendo dici, purtroppo non conosco, c'è scritto, purtroppo non conosco né mia madre né mio padre. Mi hanno trovato quando ero piccolo e avevo un potere magico molto grosso. Ha, ha, c'è scritto proprio, h, h. <ride> Dei puntini. Tu conosci tuo padre e tua madre? Se sì. Come si chiamano? Sono ancora vivi? Ok, metto lì ancora e scrivo: Ah, ah mi dispiace, caro mio, quanto riguarda i miei genitori. Beh, per quanto ne so, sì, sono ancora vivi. Mio padre si chiama Tyron Winsworth. E mia madre Maena Whitworth sono due magnifici genitori comunque se non ti dispiace ora vorrei non utilizzare troppe energie magiche questo scrigno mi sta prosciugando anche io metto ha 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 è stato un piacere buona fortuna con i tuoi studi Metto dentro, lui ti sta osservando, guarda sotto, tu gli indichi il cotro, lui ti fa così, dopo pochi secondi si chiude eh, sopra, si illumina e si spegne. Si lo, lo vedi che viene sopra di te, e vedi che sta leggendo, vedi che sta scrivendo qualcosa anche lui, è lì appoggiato sopra la barriera magica che scrive col pennino. A un certo punto fa così ti guarda, vedi che cerca nel taschino, fa, tira fuori una, 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 sembra una provetta, una pozione di questo liquido ehm, leggermente rosa e azzurro. Stappa, lo beve, continua a scrivere qualcosa, passa qualche secondo e ti fa il gesto là sotto. Indica il baule? Sì. E poi vedi che va verso il baule. E gli prima che se ne va e faccio. E ti sta ancora guardando? Si è girato al limite. E gli dico. Si fa il gesto di sì. Vedi che va dall'altra parte del baule. Senti. Okay. Tin, tlaren, qualcosa che cade. Tutti e tre dovete tirarmi il d20. Oh. Barzullio Era puro questo master Non c'era Sì, Per l'interruzione Penso che lo metterò nelle regole diventa eh, più sonno La cd è 6 Tecnicamente Meno male <ride> eh, Tu Erik Kurg senti qualcosa che ti cade E ti svegli Appena ti svegli eh, non hai neanche fatto tempo a cadere nella fase REM. Noti che ci sono steen e Short anche che stanno dormendo. E, e togrim che ti guarda con le mani alzate, tipo così e, fa, e gli indica sopra. Tipo Faccio una, faccia, una faccia un po' imbestialita, ma non dico nulla. Mani sui fianchi, non si vede. Mani sui fianchi, tipo il meme di Facebook. Si, si, si. Lea. Eh? Quanto super ha passato. 20 minuti neanche, quarto d'ora 20 minuti. Faccio il destaccio, poi mi rimetto a dormire. Facendo il destaccio eh. ti fa male un po' il polso. Ah, oh, è vero, polso rotto. Senti il dolore. Per ho fatto così. Esatto. Senti leggero dolore e guardi Torgo ti viene in mente dannato nano. rimetti giù e riprendi il riposo ovviamente il riposo magico oh, il riposo, riposo magico si può riprovare tutte le volte che vuoi cioè puoi essere interrotto 200 volte e riprovarlo 200 volte, quello è l'unico giustamente lo inserisco nelle regole dopo allora se sì, dopo un attimo vedi che, che ricompare con una specie di, di fascetta di, di pelle e te lo indica, ti saluta e va dall'altra parte, va verso il, il forziere, e, uh, dopo qualche attimo vedi chi si illumina. Eh, mi avvicino, chi segue? La richiesta è identica a prima. Aspetto. E ben, metto la mano, cioè... le energie vengono consumate, entrano nella cosa. Vedi il, il coperchio si, che si degrada, e all'interno c'è questa fascetta ehm, di pelle arrotolata, ehm, più o meno alta, proprio come le pozioni, una cosa così. E la pergamena col pennino. Eh, prendo tutte e due, apro la pergamena, leggo un attimo. C'è scritto, eh, Sì, sei molto fortunato. Io non ho mai conosciuto i miei genitori, però so che mio padre era cattivo. Stai attento dai draghi cattivi. Ha, ha, ha. Ah, ah, okay. ah. Dopo un pezzettino, dopo mm. sul finire della pergamena, ci ho detto, ah, questo è un piccolo regalo perché, beh, non ho molti amici. Mi ho detto proprio un piccolo regalo perché, virgola, beh, non ho molti amici. Okay. E apro, diciamo, quello che... Un di pelle, giusto? È un, un rotolo di pelle con un legaccio, sì. sembra qualcosa anche di abbastanza resistente. Appena lo apri... <sussurra> no scherzo. Vedi che ci sono 5 eh, fiale dentro, eh, due sono un po' più grosse delle altre. Vedi no? mh, che c'è proprio una, la scritta in comune, tipo arrotolata intorno, appiccicata con una specie di, di, di resina o di cera. Vedi che c'è scritto pozione cura ferite piccola. Pozione okay. cura ferite, piccola pozione mana, piccola. Poi c'è scritto quelle un po' più grandi, invece c'è scritto pozione cura ferita, media e pozione mana, media. Aspetta, che me le scrivo tutte. Pasta, una domanda, ma, ma eh, sì. se un barbaro beve una pozione mana, gli dà la furia e poi si scarica subito dopo. No, no, no non gli dà niente. È sì. come bere del liquido un po' denso, un po' strano, non schifoso, che non fanno schifo le pozioni, non tutte. Ma è tipo bere un spesso un di... effetto, Sì, non ti fa niente, fa proprio niente. Perché è come se ti deve dare qual se ti deve Passa riempire che... qualcosa di cui tu non hai il contenitore. Non hai sviluppato il contenitore, ehm... sono Vabbè, eh, due quindi... pozioni. Cura ferite piccola. Una pozione mana piccola, una pozione cura ferite media, e una pozione mana media. Aspetta, aspetta. allora cura ferite piccola ne due. avevo già una quindi schiaccio per tre faccio schierico va bene sì poi pozione cura ferite se media. vuoi puoi anche inserire fascio di pelle proteggi pozioni guardando okay. il fascio di pelle proprio sono infilate dentro c'è una specie di, 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 di lembo che le copre anche tu immaginati di aprire Tipo, tipo questo fascio che si apre proprio, si srotola è alto più o meno una spanna di nano quindi circa 15 cm o poco più uh -huh. ehm, sono infilate dentro le pozioni, sono chiuse e ce ne stanno 10 in tutto cioè tu vedi che chiudendo si alternano tra l'altro i buchi tra di loro dove lo spazio di pelle è, è abbastanza comodo le protegge per fare in modo per evitare che si rompano con un urto bas basilare semplice Puoi scrivere eh, porta pozione di pelle semplice eh, o di cuoio di cuoio semplice per 10 pozioni. Ovviamente non è una cosa che ti puoi attaccare in giro, è un fascio che ti metti nel, nel, nello zaino. Ci potresti costruire qualcosa? Tu, quello, vedi. Tra una cosa e l'altra ti ha dato tipo 10.000 zidoli di roba. Eh, buono lo so. più di 10.000 zilo 12.000 zilo di roba anche cura ferita media media quanto erano? una o due? una media cura ferite una mana media che a voi tecnicamente non servono a nulla ma te la messa dentro comunque lui, anche se non c'era mai detto il regalo puoi venderle o studiare magia e berle Vedete che lui ti sta guardando con un sorriso, vedi le zannette, le zane da Drazoid okay. e ti fa il gesto così, tipo, non lo so, non capisci. Sono dei gesti strani, eh, sì, sì. qualcosa che non si è capito. E lì scrivo, dico, eh, sfortunatamente, essendo un guerriero, ehm, la mia, come si può dire, energia, la mia stamina, eh, posso scrivere, cioè si dice stamina, giusto, hai detto. E sì, si può dire, è una nominativa dell'energia magica dei guerrieri. La mia stamina eh, non può essere eh, recuperata tramite le pozioni. Che mana. le pozioni mana. Grazie comunque, sei un amico. Se non ti dispiace, ora riposerei anche io. Grazie ancora. Sappi che è un amico ora ce l'hai. E gli faccio. Una faccina con due uh, occhietti, e una barbetta tipo che sorride. Glielo sì una barbetta che sorride sei tu, e tu, tu in modo esatto, stilizzato io in modo stilizzato, testa con la barba enorme e sorride. E qualche capello, vedi, vedi che stessa operazione prima si illumina e non si illumina più dopo pochi attimi, eh, vedi lui che sta leggendo. Fa... Vedi che va dove è andato per prendere le pozioni. Questa volta senti tic. No. Senti solo un no. E poi senti qualcuno che, che respira sopra. <ride> senti qualcuno che sta armeggiando con delle scatole, però i rumori non sono tanto fastidiosi però senti che sta, sta facendo qualcosa lo vedi che arriva che, che sta attraversando e ha un paio di, 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 di rotoli di pergamena in mano e anche il terzo si appoggia, comincia a scrivere Ok, eh, e arriva verso di te, cioè verso la, la cosa. Quindi lo perdi la vista verso la, la teorica cassa o okay. il trasferimento. Che c'è, dopo qualche attimo eh, che sta scrivendo, eh, arriva lì e vedi che si illumina ancora. Torna indietro, immagino. Si, sì, torna verso di te okay. e ti indica la cassa. Io faccio tipo una faccia di boh, Vabbè, a sto punto cavolo, siamo Però Non, è, non hai messo l'X sull'azione. Eh, no, ho fatto un'azione un D4. Ah, già è vero, sì. faccio, allora. faccio il riposo da un'azione, a questo punto adesso. Stai <ride> a... oh, non conviene troppo chattare ah, eh, scusa. su tutte le. Eh, una una I, faccio In un riposone. Un... <ride> Ti tutte le energie la chat delle deve tutte le energie. <ride> Vado lì, metto la mano, solita storia, quindi mi tolgo 5, giusto? Sì, ti togli 5, si degrada e ci sono tre pergamene: una è quella col pennino, mezza aperta, due sono chiuse da una cera che le avvolge, e c'è proprio sopra le pergamene c'è una scritta abbastanza in grande, con una calligrafia che sembra fatta da qualcuno veramente particolare. Sembra molto dettagliata. Su una c'è scritto scudo base. Okay. e sull'altra c'è scritto manto gelato. Ti sembra, da quello che ti diceva anche tuo padre e gli amici maghi che avevi, che sono due pergamene magiche che anche tu con un po' di difficoltà puoi provare ad utilizzare. L'altra pergamena è quella mezza arrotolata sua. Ok, prendo il tutto, lo metto... Vabbè, le pergamene le metto nello zaino, mm -hmm. quindi pergamena, scudo, base. Yeah, e gel. gelato. Poi apro la sua. Vedi che c'è scritto ancora qualcosa, un po' scarabocchiato in piccolo, mezzo girato. <ride> e c'è scritto: Ti prego, non dire a Vadilet che te le ho date, tanto quelle due le ho fatte io. Se ti va di fortuna, potrebbero addirittura salvarti la vita. Uh, sei il mio migliore amico. Spero di rincontrarti nelle, nelle prossime avventure perché voglio imparare il teletrasporto e dopo quello, vedi una specie di bruttissimo disegnino di una specie di testa di drago con due zampe. Ecco punto e proprio in quel momento mio... senti una porta che si apre e vedi lui che si mette tutto preciso e ti guarda, Metto. e appare, appare Vadilet che, che ti guarda vi mm. guarda un attimo ti fa un cenno guarda gli altri e si gira vedi che Vadilet guarda Kutar gli si avvicina gli dice qualcosa nell'orecchio tu li riesci a vedere dalla tua inclinazione Kutar fa il cenno di sì, e Vadilet si rigira esce e senti una porta che si chiude posso fare un percezione? Da quando... Sì, quando parlano puoi fare un percezione cioè non è impossibile nel senso no comunque perché comunque si sente i, i, okay. cioè, diciamo i fori che ci sono una specie di fori che sembrano dei buchi ma sono anche coperti dalla cupola magica hai sempre okay. sentito abbastanza bene quando parlavano per una domanda si sì. eh, non senti niente troppo, troppo alto e parla troppo piano aspetta fammi vedere cioè, solo col bonus ti superava un bonus di furtività ti di Dica. Il uh, Sarem sente, vede tutto in un certo senso. Per lui si sì, per okay, Non dorme, sai... in, cioè non riposa lui. Non ha mai dormito, solo che sono passati addirittura, ti ricordi quando eri più piccolo, quando, da quando tuo padre te l'ha dato che eri diventato un po' più grande, dicendoti addirittura tienilo tu, io non ne posso più. Ti ricordi quella scena lì perché l'hai messo e hai detto vabbè, non hai sentito niente per giorni e poi una notte. E senti questo, <ride> e ti sei cominciato a girare. <ride> in giro, <ride> però, capitano dei giorni dove non lo senti. Tu lo chiami, lo richiami, ti stacchi l'orecchino e dici: Oh, rispondimi niente. Capitano dei giorni in cui ti rompe le palle per tutto il giorno. con eh, Non sei abbastanza forte, non sei abbastanza veloce. Quando gli conviene, <ride> e quelli, esatto. Quando, già lui, quando gli serve sopravvivere, ti dà la mano. Passano. Come ti ho detto, passano, sono passati anche giorni una volta settimane. Non è mai successo. Però capita anche di sentirlo fare solo un, pia. e tu ti giri pensando che è qualcuno invece ti accorgi che è Sarem. non sempre quando lo interpelli. Ti risponde, Beh, se sogno lui lo vede. Cioè lo percepisce del sogno. È capitato in un paio di occasioni dove lui ti ha detto: Che stupido sogno che fai, quelle ragazze non si staranno mai con te, tu sei brutto. Ok. Quindi da lì hai capito che eh, probabilmente riesci a vedere i tuoi sogni. Ok. Ci credo che non si fa sentire, magari ha visto dei sogni tuoi particolari tutti i contorni. Vaffanculo, <ride> non ti parlo per nel settimana. Bro, stupido. <ride> Chissà cosa ha visto, so e fai il recupero magico Torgrim allora prima gli scrivo mm -hmm. e, cioè prima guardo su c'è ancora sì. lui mi sta guardando uh, o no? sì però mh, ti sta osservando e ti saluta però abbastanza lì impettito come se fosse sull'attenti. attenti ok lo guardo e dico Non sai se ha capito, ti dice solo sì. Chissà cosa gli avrà detto quel caro suo maestro? Mm, 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 mm. Um. Faccio il recupero magico. Otto ore? Otto ore Sglinch. che tu, cioè, cioè, lo guardo. Ultima cosa, faccio e mando un bacio. Lui te ne manda due. Ma gli avevi scritto qualcosa, gli avevi no, qualcosa? Non gli ho scritto niente. Ti sei tenuto la pergamena con le cose sì. che aveva scritto, diciamo Io... la vostra corrispondenza. Scrivi pergamena no. con uh, pergamena e pennino di inchiostro che non si è ancora consumato è una penna eh, la piuma potresti dire che è di un Elner eh, però vedi che nella, nella cavità della penna eh, c'è ancora un bel po di inchiostro ok quindi scrivo magari scrivi tipo... pergamena ehm, pergamena e pennino pergamena con, con pergamena corrispondenza cutar e pennino di Elner penino di Helner fai uh, 23 usi su 30. Beh. Tra parentesi e tu lo sai ricaricabile. Peso scrivo qualcosa? 0.1 fa 0 e la no, fai 0 tutte e due niente ah no, per chi a me 0.1 eh. comunque sono un pochino più più consistenti le pergas anche le altre le altre senti che hanno un peso differente quando, tra l'altro quando ben... le hai toccate hai sentito il brividino okay, quasi ho sentito. sei talmente abituato anche toccando il, il tuo martello di, di sentire cose magiche che non hai fatto oh brividino. no per te hai sentito quello solito che è quasi normale per te quando tocchi quelle cose magiche e poi piccola parentesi che le ha fatte lui Bravo ragazzo Micchia a 10 anni già che fa pergamene e l'ha detto che è potente Cazzo se è potente Voi dormite addormentate Vi addormentate ah. tutti e Stein porco che casino hai fatto Steen, uh, tirami un percentuale mm -hmm. mentre dormi, sogni che c'è qualcosa di strano, come se, che se, come se tutto intorno a te non riuscissi a vedere niente, come se ci fosse un vuoto, e a un certo punto ti ritrovi sdraiato a terra. In questo momento sei in piedi, ma l'unica cosa che ti tiene in piedi è la tua gamba sinistra, su cui stai saltellando. Saltelli sulla tua gamba sinistra e lei saltella avanti, saltella avanti, saltella avanti, ma non sei tu che la muovi, non capisci, non sai cosa la sta muovendo. Posso interagire? Mi guardo intorno, cosa vedo? C'è un piccolo bosco nei pressi di un parchetto che c'è a Nuova Nonochet. Eh, davanti a quel piccolo boschetto, dove, vicino alla zona portuale, un po' più dietro la zona portuale. È proprio un piccolo parchetto, c'è un, una fontana. Si eh, è appoggiato qualcuno alla fontana, c'è seduto qualcuno e ti ritrovi lì, seduto accanto a lui. È un uomo ha un, ha un mantello nero sulla testa. Si gira verso di te. Ti fa un bel sorriso, non l'hai mai visto? Non riesci a individuare il suo volto, è come se avessi un vuoto di memoria sul suo volto. E mentre ti guarda, dice: Non ancora, Steen, non ancora. Solo quelle parole ti arrivano nella mente. E poi continui a dormire. Torgrim, dato percentuale. 92 Riesci a percepire di avere un sogno cosciente E ti sembra di essere nella tua stanza di Taueridium Ti sembra anche di poter decidere di alzarti e camminare La tua volontà determinerà le tue azioni Quindi dimmi quello che vuoi fare uh, Mi alzo E sono nella mia stanza, quindi... Eh, vabbè, guardo un attimo intorno, è normale come me la ricordo? Sì, l'unica cosa è che vedi seduto tuo padre sul tuo letto, con la sua veste bella, tutta particolare da mago, la tonaca da mago, che si rigira una, un anello, ed è l'anello che è l'anello Whitworth, uno degli anelli che tu per fargli capire che non volevi fare il mago, te lo sei tolto, gli hai lasciato sul letto e sei andato, sei partito, che questo era proprio il giorno prima che tu partissi. E lui sta rigirando questo anello. Padre! Padre? Lorgrim? Sì, io sono io. Sto dormendo. Ah. Mi sembra di sentire la voce di mio figlio. Quante volte gliel'ho detto, Barzul? tutto questo discorso innanico eh? sono qui padre sono qui eh. mi avvicino cerco di toccarlo sulla uh. spalla gli passi attraverso eh. 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 Lo, se lo appoggia sul ginocchio fa così e se lo riprende Beh. dove sei Targrim Potevi diventare il mago più forte di tutta Tauridium. Gli incantesimi da guerriero sono così deboli a confronto. Uh, Ti sembra un po' più invecchiato. Tuo padre è pelato, c'ha il barbone con le strisce bianche e marroni. È praticamente come il tuo, però ha molte strisce bianche che gli arriva fino alla cintola dove lui se lo lega alla, alla cintura e si gratta un po' i baffi si gratta un po' la testa e continua a guardare l'anello uh. eh. ah, anche uh, se ci fossi con tu uh. eh Barzull wascan bascan lir wastrating Oh Trodin, ovunque sia mio figlio, donagli la tua forza, dagli il potere della tua forgia. Che il tuo pugno sia il suo pugno. So che non ami i maghi e infatti lui non lo è, è un guerriero come te, padre di tutti i nani. Aiutalo. Ti prego.

Vedi la sua mano che si illumina di, di, di un azzurro e <ride> l'anello scompare. Finisce il tuo sogno. Irikurug, tiro percentuale. il tuo sogno è strano, come al solito sei a caccia, come al solito sogni di essere a caccia e come al solito sai di essere seguito probabilmente dagli scagnozzi di tuo padre vedi che a un certo punto sei circondato dal nulla, dalla pista di caccia sei in una piccola radura e sei circondato e sei completamente nudo, ferito, uh, non ci sono le tue spade, non c'è il tuo zaino il tuo arco è spezzato a terra. Sei circondato da degli orchi. Si avvicina dietro di te un orco enorme, sarà su due metri e venti, ma è veramente grosso. Ti giri e c'è la faccia di tuo padre che dice. <sussurra> sputa a terra e tu gli dai un cazzotto. Cerchi di prenderlo, lui ti blocca il pugno molto più veloce di quello che ti ricordi. <sussurra> e ti abbassa il pugno. Non senti dolore. Percepisci le parole che ti dice, che ti dice dovresti stare con noi, non con loro. Solo che non riesci a rispondere. A un certo punto intorno, dal fatto che loro circondavano te, loro stessi sono circondati da altre decine di soldati. E sei in mezzo a una battaglia. Finisce il sogno. shardank Tiro percentuale. Ottimo. Sei seduto di fronte a un uomo distinto. Magro. Molto magro. Hai i baffi eh, riccioluti all'insù. Uh, L'unica cosa che, che noti è che ti assomiglia moltissimo. Sembri tu da vecchio, abbastanza scheletrico, ha le mani molto, molto magre, ti guarda um, e ti, sembra che ti sta studiando. Tu sei seduto e siete... In una stanza o da qualche parte. Intorno è offuscato. Ma è lui che ti sta guardando. Posso interagire? Tu chi sei? <ride> Come dire tu chi sei? Tu sai benissimo chi sono io. C'è un competent voce mi è familiare. Certo. Sono il nonno del nonno, del nonno, del nonno di tuo nonno. Una volta parlavate e parlavamo con un fare molto più bello. Ora senti questo modo di parlare come tutti i comuni. Invece noi siamo molto di più. Shortonk. E continua a arricciarsi il baffo verso l'insù. Ti assomiglia al tuo taglio di capelli, al colore dei tuoi occhi. Eh, però è magro ed è vecchio, molto vecchio. Il vestito è nobile, il vestito è molto. lo vedi molto seduto così. E allora? Che cosa fai? Cosa vuoi fare? Stai sprecando il tuo tempo? Tu sai non chi so sono io? Non saprei, ti guardo e noto. Noto qualcosa di familiare. Anche il pizzetto, la barba col pizzo abbastanza lungo, oltre ai tuoi baffi. Chiaramente, dopo che avrai finito di sognare, ti scorderai l'ennesima volta: del tuo nonno, del nonno, del levo, del levo, del tuo levo, Saran Tomeras, quale sono io. Ora devo stare a guardare il tuo cerume e le tue stupidate. Una stupida maledizione. Putante. Sputa, vedi la saliva, però non. Una volta eravamo molto potenti quando abbiamo scoperto il Tomeras. Non l'aveva scoperto tuo nonno, tuo nonno che è il nipote di mio nipote. Ah, siamo arrivati su queste terre con i primi umani. Io ero presente alla guerra contro i draghi. Uno di loro mi ha maledetto, ma questa maledizione mi ha dato molto potere. È un vero peccato che tu ti debba scortare sempre di me e trattarmi come uno sconosciuto appeso alla tua orecchia. Se però non fate le cifre, allarmaviti. Una volta potevamo essere molto grandi, ora ti ci riduciamo a dormire in quattro mura chiuse in una torre costruita da degli stupidi elfi. Oh. Adam, ti dimenticherai di tutto ciò al tuo risveglio. Questa è la vera maledizione, non ricordare. Però nel frattempo possiamo parlare. Dimmi nipote del nipote, del nipote, del nipote, del nipote, di mio nipote. Beh, com come si è finito questo cimelio, diciamo? Quando un mago del mio potere riesce, tra virgolette, a evitare di morire, quando sei di fronte a un drago, è il drago a scegliere come ucciderti. Ma io sono stato a furbo. Mi sono trasferito in un posto più comodo, proprio lì. Tu fai così e non senti l'orecchino, però glielo vedi appeso al suo orecchio, e lui se lo tocca. È un trucchetto che ho imparato da qualcuno che ora. Non c'è più. Nemmeno io ci sono più, ma ci sono ancora. Legare la propria anima a un oggetto è una maledizione. E anche una benedizione. Ma quel dannato drago ha fatto perdere la memoria. Ah. Eh Cosa. Qual è il. Perché. Quello è perché, è perché? guarda ponte. Io non avevo paura neanche di fronte a un drago. Tu palpetti a parlare con tuo eh, nonno, se vogliamo. Bah. Il sangue, il eh. Non, si non è succede tutti i giorni di parlare col proprio bis. Bis. In realtà bis. succede tutti i giorni, stupido, ma tu te lo dimentichi tutte le volte che ti risvegli. Stupida maledizione. E tu dici sempre, non succede tutti i giorni, collè, eh, ben, con le pain comprécipite, neanche più la nostra lingua tomera a parlare. Guarda che roba. Cosa vuoi sapere che dimenticherai al tuo risveglio? Eh? Putain. Vorrei sapere se c'è qualche modo per dimenticare, per, per ricordare. C'è sempre un modo. La conoscenza è, è il sacrificio, il vero potere è la magia. Come potrai ricordare queste parole? Forse un giorno incontrerai qualcuno che ti darà quello che cerchi. Nemmeno io so che cosa cerchi. Ora come ora cerchi solo di sopravvivere. Una triste vita votata alla sopravvivenza. Ah, putain. Altre domande prima che tu perda la connessione? Mm, proprio. Immaginavo. Come al solito, non proprio. Eh, chissà se la prossima volta dovrai ripetere ancora queste chiamate cioè per non dimenticare sempre le stesse domande tutte le dannate volte che riesci a connetterti. Cioè... Eh. È mai cambiato qualcosa? Sì. Sei sempre più brutto e sempre più stupido. E anche più pusleante. No, Però il tuo se... potere aumenta. Questa è una cosa positiva, il potere Non se ho mai detto qualcos'altro. È sì, sì. mai cambiata questa conversazione. Sì, effettivamente, tu hai detto qualcosa. Da piccolo eri molto più fastidioso. Continuavi a chiedermi come sei, dove sei, cosa fai. Adesso invece come faccio a ricordare. Una volta mi hai detto tu hai chiesto come facevi a fare quello che fai, il potere, la ricchezza, le donne. Aiutarti a convincere le donne è più facile di bere un bicchiere di idromele scialacquato. L'arte del ranger e l'essenza naturale che tu ricavi è abbastanza positiva, ma perché non scegliere di diventare un mago? Saresti stato molto più potente. Poco importa. Perché questo posto. posto? Perché questo posto? E che cosa ne so io. Tu ci sei ritrovato. Tu sei le nostre gambe. Meno male a volte io posso essere la nostra testa. Se no saremmo già tutti e due belli che appesi da qualche parte, al contrario. Buon riposo, Dank. E la prossima volta cerca di farmi altre domande, non sempre come faccio a ricordare. Te <tuh>, putain. Ti addormenti. Fatemi tutti quanti un tiro su intelletto. Poi ditemi i risultati in ordine. Steam, Torgrim, Irikuru, Shardank, per favore. Steam? Steam 23. Torgrim? Lo stiamo aspettando. Come è uscito? Eh. Provo a ritirare. 17. Shardank? 9. Torgrim? 13. No, è 15-15-15-15. Allora, uh, Steen, percepisci che dall'esterno qualcuno sta cercando di leggerti la mente. E ti svegli. Vedi che c'è Vadilet con la mano puntata da te. E dice: Ah, finalmente, finalmente vi svegliate. Ancora un po' e dormivate tutto un giorno intero. Vi risvegliate più o meno tutti e quattro e siete ancora lì. Oh, perché, quanto ab abbiamo dormito? Guarda, vedi, sarà oh. passato un intero uh, circolo solare. Oh. Eh. Oh. Avevamo delle ore da recuperare, oh. Scusaci. Uh. Sì, ho visto. Recuperate tutto uh, il riposo da otto ore. Lo recuperate se non l'avete bruciato. Questo va nelle regole. Bruciando il riposo da 8 ore Non recuperate i 34 Capito? La prima volta che lo fai Ti bruci i 34 Ma fare il riposo da 8 ore ti riaccende tutto E Recuperi tutto quello che non avevi recuperato prima Quindi fin non mi metto i 34 Però abbiamo recuperato tutto quello che c'è da recuperare Nel tuo caso specifico Recuperi 4, 10, 20, 24 e 30 Perché Devi utilizzare quelli che non hai utilizzato Ok, vabbè, tanto... Ripeto, dovete per forza utilizzare quello che non avete utilizzato. No, mm intanto -hmm. con 10 uh, eh, sono già... Ok, no? e a parte eh, l'8 ore lasciatelo bruciato utilizzate quello che non avete utilizzato azzerateli tutti e siete lì. Bene. Durante il vostro riposo... Uh, forse anche meritato, mi sono permesso di, mandar, di darvi dell'altro pane, perché sicuramente avrete fame e sete. E lì nella, nella cassa. E mi sono informato con Shin. A quanto pare siete un oh. gruppo di ricerca fortuito. Vi <ride> siete ritrovati in un modo o nell'altro anche provenendo... Da punti differenti, a parte il soggetto che viene chiamato Thorgrim eh, Widsworth, che sembra essere un totale esterno, ehm, non necessariamente malvagio da quello che ho potuto leggere, eh, devo fare i complimenti a Steen, invece, che in questo momento sta sicuramente pregando la sua divinità eh, per aver resistito alla mia influenza mentale, e per il resto. abbiamo scelto che vi faremo delle domande grazie alle vostre risposte vi daremo la possibilità di andarvene di salire o entrare nella città di tauridium o di tornare e di andarvene da tauridium o di tornare indietro da dove siete venuti nella nel nella teleporta detto questo eh, Abbiate un po' di pazienza, mi faccio vivo tra poco. Mentre parlava, sei riuscito comunque più o meno a concentrarti, Stin È passato quel minuto. Thorgrim, stranissimo. Sul dito indice sinistro hai non il tuo anello Whitworth. Lo guardo. Hai, te lo sei tolto e l'hai buttato sul letto quando tuo padre insisteva che tu volessi diventare un mago. Ma mi strano. ricordo del sogno, si ricordi tutto anche molto bene. Mentre tu osservi il nano, vedete l'anello sul tuo dito, sul tuo indice sinistro. lo fai voi. Vedete che c'è Thorgrim che si sta guardando mentre vi state un po' scrollando di dosso. C'è il, il cassone di pietra leggermente illuminato, come avete visto, che sapete che si accende. Dopo pochi attimi che vi state un po' scrollando l'intorpidimento di dosso, sentite sfame e sete. Ehm, proprio in quel momento, mentre vi alzate e vi sistemate, la porta si apre ed entrano molti tizi distinti che si mettono tutti attorno. Alla, ad, ad osservarvi attorno a questo grosso blo vi, vi vedete un mezzorco vedete un altro elfo uno che può essere un mezzelfo un garlock, un drazoid molto grosso ehm, tutti vestiti bene tutti, tutti molto particolari eh, uno ha una spada nessuno di loro ha delle armature particolari a occhio sembrano essere tutti distinti potreste pensare che sono tutti dei maghi e vi stanno osservando c'è un umano, c'è un Rimot, ehm, c'è anche un coyote e c'è anche un ognomo. Eh, Tant'è che l'ognomo lo riconosci perché è una vecchia immagine di, di quello che tua madre diceva di essere suo fratello. Mi ricorda anche il nome? Uldin <sussurra> Kell, che ti osserva. Dietro di lui, mettendogli una mano sulla spalla, eh, vedi apparire il volto di sopra di Vadilet che dice E lui dovrebbe essere, in teoria, tuo nipote. Ah, l'ita Pigvin, devo dire di sì. Ah, zio Uldir, ma sei tu? Ti ho incontrato solo un po' di volte quando eri piccolo, ora, quindi, che facciamo Vadilet? A me non sembra che siano una minaccia. Lo valutiamo tra poco. Lo valutiamo tutti insieme. Gli faremo delle domande. Una a testa. Non fate come l'ultima volta. E non siate indulgenti. Dobbiamo capire il loro modo di pensare. Siete tutti pronti? Sì. Ah uh -huh. Sì. 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 E là? Sì. Sì in modo trafelato arriva una donna umana con un seno abbastanza importante molto molto bella arriva tipo di corsa si appoggia a Vadir e dice ah, e non volevi farmi giocare? Ah, prego Tahilina ottimo e allora inizio proprio io uh interessante gruppetto questa volta <ride> ma scopriremo come andrà avanti nella prossima sessione di Atmoril, le lacrime di Drago, venerdì prossimo alle 21.30 su questo canale.